Soddisfacente, però questa samba all'inizio latita sempre, deve sempre succedere qualcosa per cominciare. Sì, sicuramente dobbiamo migliorare a livello caratteriale. Ho praticamente 8 settimane che dobbiamo essere assatanati e invece facciamo fatica. I ragazzi devono capire che si devono violentare a livello caratteriale, perché troveremo squadre più organizzate e più forti a livello dei singoli rispetto al Celano, con tutto rispetto di loro. E sicuramente noi dobbiamo tanto migliorare su questo lato, sotto il profilo di cattiveria, approccio, determinazione, non dobbiamo perdere i contrasti, se no è dura. Adesso cerchiamo, facciamo i punti e lavoriamo, tiriamo avanti, però si sa che dobbiamo migliorare. Senti, poco dinamismo oggi, specie nel primo tempo, si faceva fatica, loro facevano bene densità a centrocampo e la palla girava poco e girava male. Scusa, perché non è facile, quando una squadra ti aspetta a giocare, poi quando non becchi magari la giornata proprio giusta per tutti, non è facile. Abbiamo sbagliato troppo sotto il profilo del palleggio con Cicchieri, poi è normale, i ragazzi... E quando le partite iniziano in salita si fa un attimo fatica, no? Cioè, vogliono magari fare giocata personale invece di giocare da squadra. È normale, tu abbia le prestazioni oggi di Botticini, di Cicchella e ti hanno fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa, e allora questo ti fa capire che non dobbiamo alzare mai la testa, dobbiamo lavorare testa bassa e migliorare partita per partita, però sicuramente non dobbiamo fare come il Gambero, dobbiamo sempre andare avanti, possiamo fare 2 passi avanti e 1 indietro. C'è una relazione con il fatto che tutti i gol facciano il secondo tempo, tranne oggi che è 46esimo il primo tempo. C'è un motivo, c'è una ragione? Ma sicuramente è una squadra che fino al 95esimo sta sempre in partita, no? L'ha dimostrato, e magari ci svegliamo il secondo tempo. In questo momento è una valutazione da fare, è questa. Perché il primo tempo è da dire pure che ti aspettano tutti, non è facile trovare spazi, trovare giocate, poi la squadra magari non riuscendo ad essersi sbloccata fa fatica e di conseguenza quando gli spazi sono un po' più larghi riusciamo a essere più offensivi e fare gol. Senti, adesso ci possiamo solo consolare con un attacco che senza Sottozzi in borsa ha 10 gol in 3 partite, non è poco, insomma per ora c'è un reparto. Sì, adesso siamo il miglior attacco, dobbiamo lavorare, però non dobbiamo nasconderci dietro i numeri, sennò ci daranno delle indicazioni sbagliate. Dobbiamo lavorare, migliorare in tutti i reparti, però tranquillamente, ecco, abbiamo fatto secondo me un buon bottino di punti e si continua. Ma c'è l'attesa che continua a vincere, oggi in rimonta ha vinto anche il derby a Civitanova, ha detto non guardiamo la classifica, però intanto... Onore a loro che hanno vinto 4 partite, cioè, noi possiamo fare altro che 3 partite, noi possiamo fare altro che lavorare e fare più punti possibile, poi vediamo, i campionati non è che si vengono a settembre, ottobre, si vengono a maggio. Senti, Botticini e Borghetti infortunati, preoccupano Botticini, Borghetti e Vidi, ci abbiamo un'emergenza con i 94 e speriamo bene, speriamo almeno 1 o 2 di recuperarlo, però sicuramente una piccola emergenza ce l'abbiamo.